Oggi si festeggia Sant'Ignazio di Antiochia, il portatore di Dio, così come lo hanno chiamato. Sant'Ignazio che in greco significa figlio, mentre in latino significa igneo di fuoco. Era un vescovo e uno dei primi martiri della Chiesa. È vicino il momento della mia nascita, scriveva Sant'Ignazio in una delle sue lettere, scritte durante il viaggio che da Antiochia lo portava a Roma per essere dato in pasto alle belve. Non c'è più in me fiamma alcuna per la materia, ma un'acqua viva che mormora e mi dice: vieni al Padre. Non mi diletto più di un cibo corruttibile né di piaceri di questa vita. Voglio, scriveva il nostro santo, il pane di Dio. Voglio per bevanda il suo sangue, che è carità incorruttibile. Splendide pagine di un santo davvero grande. Pensate che in una delle tante sue lettere scongiurava addirittura la Chiesa di Roma di non privarlo con inopportune intercessioni del martirio che lui tanto desiderava per testimoniare Cristo, momento che attendeva come sua speranza per diventare, come lui diceva, cibo per le fiere. Essere cristiano per Sant'Ignazio significava essenzialmente testimoniare il Cristo crocifisso e risorto. Il martirio, che in greco vuol dire appunto testimonianza, nei primi secoli rappresentava come la massima aspirazione per i cristiani più ferventi, perché consentiva non solo la perfetta imitazione del Maestro, ma anche l'ingresso nella pienezza della vita. In questo contesto, Ignazio il Teoforo, come abbiamo detto, ossia il portatore di Dio, come lui si definiva, fu uno dei primi e più importanti testimoni della Chiesa, delle origini. Ignazio è vissuto nella seconda metà del primo secolo ed era originario della Siria. Si era convertito probabilmente in età adulta. Discepolo dell'Apostolo Giovanni, era il terzo vescovo di Antiochia dopo San Pietro e San Evodio. Quest'ultimo apparteneva al gruppo dei 72 discepoli di Gesù. Il fatto che gli iconografi raffigurino sempre Sant'Ignazio in età avanzata potrebbe far pensare che egli avesse avuto la fortuna di conoscere Cristo. Il vescovo, dal cuore ardente, era molto stimato in tutta l'Asia Minore, tanto che quando si è sparsa la notizia che è stato fatto prigioniero e condannato, e quando si seppe che stava per intraprendere il viaggio in catene verso Roma, tutte le chiese inviarono i loro vescovi per ascoltare le sue parole. Ignazio non disattese le aspettative e approfittò di ogni sosta per esortare tutti i cristiani a mantenere l'unità. Egli amava la Chiesa e divenne famoso anche per la sua insistenza sul primato di Pietro, il primato del vescovo di Roma, e anche per i ripetuti inviti ai cristiani ad onorare e ad amare i propri vescovi. E affinché la sua volontà potesse giungere a tutti, ha affidato le proprie riflessioni a sette lettere scritte di getto e organizzate per argomenti, un vero tesoro per documentare la dottrina e la vita della Chiesa dopo il periodo apostolico. Aveva compiuto la traversata in catene, in compagnia dei soldati, 10 leoni, come lui ebbe a definirli, il cui comportamento diventa tanto peggiore quanto meglio gli si tratta. La nave aveva fatto una tappa a Smirna, dove Ignazio aveva incontrato San Policarpo, all'epoca molto giovane, e aveva scritto le lettere ai cristiani di Efeso, ai cristiani di Magnesia, di Traie e Roma. Successivamente l'equipaggio ha fatto un'altra sosta a Listra prima di passare in Europa.
dove il vescovo di Antiochia Ignazio scrisse altre tre lettere ai cristiani di Filadelfia, ai cristiani di Smirna e un'altra lettera di commiato. Il santo vescovo che oggi ricordiamo aveva colto l'occasione di queste soste per dettare ai cristiani che riuscivano a recarsi sulla nave e per rendergli omaggio i suoi messaggi, poiché egli aveva le mani in catene e non poteva scrivere. Il suo viaggio, dopo aver percorso la Via Appia, si concluse nell'anfiteatro romano. Prima di morire, Sant'Ignazio scrisse: «Sono frumento di Dio e sarò macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo». E in un'altra circostanza aveva affermato che i martiri sono seme di nuovi cristiani. Il santo vescovo venne sbranato dalle fiere per le quali con i cristiani egli aveva già usato espressioni di tenerezza, considerando il ventre delle belve affamate la sua tomba dentro la quale riposare, in modo tale da non lasciare nulla del suo corpo e non essere di peso a nessuno per i suoi funerali. Martirizzato per festeggiare il trionfo dell'imperatore Traiano sui Daci, è stato poi sepolto dai cristiani di Roma che successivamente restituirono alcune reliquie del suo corpo alla comunità cristiana di Antiochia. La maggior parte però delle sue spoglie si trova ancora nella chiesa romana di San Clemente. E allora noi oggi preghiamo con le parole pronunciate dallo stesso Sant'Ignazio prima di morire. Nessuna creatura visibile ed invisibile mi attiri a sé affinché io sia di Cristo Gesù. Rogo e croce, pelve di branco, membra sbranate, dilianate, squarciate, lacerate, ossa disatricolate, corpo marcerato e tremendi tormenti del diavolo cadono pure su di me, purché io resti di Gesù Cristo. A niente mi gioveranno né i regni né le gioie del mondo. Preferisco morire in Gesù Cristo che regnare dall'uno all'altro capo della terra. Lui cerco, Lui che è morto per noi, Lui io voglio, Lui che è risuscitato per noi. Siate buoni con me, fratelli, non impeditemi di vivere. Non vogliate uccidermi, impedendomi di morire per Cristo. Non donate al mondo chi vuole essere di Dio. Lasciatemi avvolgere dalla tua luce pura. Quando arriverò là, sarò uomo di Dio. Permettetemi di essere imitatore della passione del mio Dio. Se qualcuno vive con Dio in sé, intenda quello che voglio e mi compatisca perché sa ciò che mi tormenta. Amen.